Sono 163 i nostri atleti e atlete emiliano-romagnoli che da oggi a sabato prossimo saranno impegnati a Senigallia e in altre 10 località delle Marche nella quarta edizione delle finali nazionali del trofeo CONI Under 14. Sono partiti questa mattina, li abbiamo incontrati a Bologna, in lizza tutte le rappresentative regionali del nostro paese più alcune delle comunità italiane all'estero. Si tratta di una sorta di mini olimpiade tricolore che sotto lo slogan Vivi il tuo sogno sarà articolata in una quarantena di discipline sportive. Quest'anno vedranno all'opera i nostri portacolori che saranno assistiti tra 39 fra tecnici e dirigenti e saranno impegnati nel ciclismo, ginnastica, bocce, badminton, softball, danza, golf, calcio a tre, giochi tradizionali come freccette, ruzzola, pallamano, hockey a 5, judo, karate, motonautica, nuoto sincronizzato, pallapugno, nuoto pinnato, scherma, equitazione, orientamento, rotelle, sci nautico, taekwondo, tennis, tiro con l'arco, tiro a volo, triathlon, vela, pugilato, scacchi, tiro a segno. Tutte le province saranno rappresentate, tutte con concrete possibilità di ben figurare. Il presidente regionale del CONI, Umberto Suprani, nel salutare la delegazione che sarà affidata a Orestina Zazzarini e Claudia Vacchi, ha espresso soddisfazione per il folto numero di atleti e atlete, augurando a tutti una stagione vissuta con passione, divertimento e tanta voglia di socializzare, costituendo una prima occasione da non perdere e da ricordare nella carriera sportiva dei singoli. Come ti chiami? Simone Ravagli. Che cosa farai? Nuoto. Nuoto. Quali specialità? Nuoto pinnato, farò 100 metri. Tu invece? E farò anche io 100 metri, la monopinna gialla e la staffetta. Andiamo avanti. Sono Maria Laura e farò anch'io la monopinna gialla con 100 metri. E tu invece? Io sono Domenico Giampaolo e farò i 100 metri con la monopinna gialla e 4%. Senti, obiettivo, dai, dai, questa gara vincere. È il minimo, vero? Certo. Esperienza bellissima, siamo alla quarta edizione, quest'anno a Senigallia, quindi viaggio molto più semplice in quanto l'anno scorso eravamo a Cagliari. Quest'anno siamo una rappresentativa di 202 persone, è una mini olimpiade under 14, è davvero una cosa entusiasmante e soprattutto la fase della cerimonia, la sfilata di apertura, in quanto ci sono i ragazzi che iniziano a socializzare e veramente a divertirsi tutti insieme, tutte le discipline insieme. Quindi faccio un in bocca al lupo a tutti quanti e niente, al prossimo anno. Come ti chiami? Luca. Che cosa farai? Scherma. Quale specialità? Fioretto. Allora, cosa ti aspetti? Spero di fare una bella gara. Edoardo, come andrà questa gara? Spero che vada bene, daremo sicuramente il massimo e il risultato si vedrà.